noi dobbiamo essere i messaggeri della pace, della giustizia e dell'uguaglianza tra di noi. Il lavoro che noi dobbiamo andare avanti è il rispetto e chiedere sempre la giustizia. La morte di Rami, io spero che Allah subhanahu wa ta'ala lo accetti nel suo grande paradiso. Chiedo inshallah che quello che è accaduto al nostro fratello Rami dovrebbe essere un punto di riferimento, ma anche di partenza per migliorare la nostra vita, per migliorare la nostra presenza come comunità musulmana a Milano, ma in Italia in generale. Dobbiamo veramente essere a livello di essere veramente rispettosi in questo paese e rispettati. Spendo due parole alle nostre istituzioni di dare più attenzione ai nostri giovani e di dare anche più opportunità di lavoro, di essere inclusi in questa società, perché i giovani sono il futuro di questo paese. Un paese senza giovani non ha nessun futuro. Quindi chiediamo le nostre istituzioni di dare più attenzione ai nostri giovani, perché sono giovani di questo paese, appartengono a questa società, sono figli di questa società, quindi hanno il sacro diritto di avere anche le loro chance per costruire una vita migliore e di aprirsi a questa comunità che è piena di giovani, piena di volontà di partecipare allo sviluppo di questo paese, anche interessata a costruire il loro piccolo, il loro futuro personale ma anche collettivo. Siamo tutti fratelli, musulmani, non musulmani, italiani, arabi, egiziani, tunisia, siamo tutti fratelli. Unità, wahdun, fi baladin nahtarimu wa huwa Italia, noi rispettiamo la legge italiana. Avanti con la legge italiana, anche noi vogliamo la giustizia, inshallah. Non dobbiamo creare provocazioni o magari atti di violenza. Sappiamo che questo paese è un paese di legge, un paese che rispetta la giustizia, perché sono delle istituzioni indipendenti. Quindi abbiamo tanta fiducia nella giustizia italiana, e quando se Rami avrà ragione, sicuramente la giustizia darà ragione a Rami. Quindi Rami, da 8 anni, quanti inseriti nella scuola elementare, è andata benissimo. Voi dopo fate la media e voi andate anche alla scuola superiore, non la scuola superiore, la scuola, il tecnico. Il suo tecnico ha fatto fino al terzo anno e poi dopo non ha continuato a studiare, sarebbe fece 3 e c'è quella dei 5, lei ha fatto 3 e è andata a lavorare come elettricista. Per quello ha fatto un ragazzo come tutti i ragazzi, cioè non vogliono altro della giustizia e la chiarezza. La verità qual è? Solo questa. E hanno la fiducia proprio dall'autorità italiana, della magistratura e tutto.